Siamo sempre stati impegnati a trasformare questa rabbia e questo dolore in un impegno personale, familiare, collettivo. Speriamo tanto nell'azione che avverrà in questo palazzo di giustizia. Siamo sempre stati fiduciosi, nonostante negli 8 anni trascorsi ci siano stati momenti di titubanza. Ci siamo comunque legati allo Stato, che aiuta le vittime di mafia nella ricerca della verità e della giustizia. Con queste parole, Vincenzo Chindamo ha varcato la soglia dell'aula della Corte d'Assise di Catanzaro, dove si sta celebrando, dopo 8 anni, il primo processo per la scomparsa misteriosa di sua sorella, Maria Chindamo, imprenditrice agricola originaria di Laureana di Borrello, Reggio Calabria. Maria è stata vista per l'ultima volta il 6 maggio 2016 nella sua tenuta di Limbadi, Vibo Valentia. Il processo è iniziato il 14 marzo scorso con Salvatore Ascone, imputato per concorso in omicidio e distruzione di cadavere. Ascone è accusato di essere coinvolto nell'omicidio della donna per 2 ragioni principali. In primo luogo, si sospetta che abbia alterato, insieme a suo figlio Rocco, all'epoca minorenne, il sistema di videosorveglianza della sua abitazione, situata proprio di fronte ai terreni di Maria. Se le telecamere fossero state funzionanti, avrebbero potuto registrare l'aggressione. Inoltre, gli investigatori della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro hanno tracciato il profilo criminale di Ascone, legato al clan mancuso di Limbadi, e ipotizzato il suo interesse per i terreni di Maria, dei quali si presumeva volesse impossessarsi con il sostegno delle cosche locali. Tali interessi avrebbero potuto scontrarsi con coloro che desideravano vendicare la morte dell'ex marito di Maria, Ferdinando Punturiero, che si suicidò nel 2015 non accettando la fine del loro matrimonio. Secondo gli inquirenti, alcuni familiari di Ferdinando potrebbero aver desiderato vendicare il suo suicidio, in particolare il suocero di Maria, Vincenzino Punturiero. Secondo l'accusa, lui sarebbe stato il responsabile morale dell'omicidio, anche se non è più perseguibile penalmente, essendo deceduto nel 2017. La famiglia Chindamo attende con ansia che il suo ruolo venga chiarito in modo inequivocabile. I 3 figli di Maria si sono costituiti parte civile insieme allo zio Vincenzo. Letizia, la più giovane, appena maggiorenne, ha parlato per la prima volta a chi l'ha visto. La ragazza ha condiviso la sofferenza di crescere senza sua madre. Maria le ha trasmesso però un'enorme forza interiore che le ha permesso di rialzarsi e di lottare per la giustizia. Ora Letizia si trova di fronte a una scelta cruciale per il suo futuro. O la psicologa o il maresciallo dei carabinieri, ha detto orgogliosa. Gli altri figli di Maria hanno già preso decisioni significative per il loro futuro. Federica sta perseguendo gli studi per diventare magistrato, mentre il fratello maggiore, Vincenzino, ha intrapreso la carriera nell'aeronautica. Letizia aggiunge: «Secondo la procura, il mandante dell'omicidio sarebbe stato mio nonno, il papà di mio padre. Io non so che cosa aspettarmi, però mi fido della procura e lascio che loro facciano il proprio dovere». L'avvocato di Salvatore Ascone, Salvatore Staiano, sostiene che non vi siano prove sufficienti per incriminare il suo assistito. Sta basando la sua difesa sul fatto che le accuse provengono da 3 pentiti, le cui dichiarazioni, secondo lui, non costituiscono una prova solida. Riguardo al malfunzionamento delle telecamere, l'avvocato Staiano afferma che la questione è già stata risolta in una precedente indagine, conclusa con l'approvazione della Corte Suprema. Inoltre, Staiano ha richiesto il trasferimento di Ascone dal carcere di Secondigliano a quello di Catanzaro per motivi di salute.